proposito di esclusione, cosa sai che a Villa del Fuoco è un quartiere un po' sensibile in quel senso, però se ti fosse comodo, tu manderesti i tuoi figli o comunque nipoti o i conoscenti lì a studiare in quelle scuole? Senta, io penso che il mondo è paese, ci sono delle zone più sensibili per certe cose, che se noi cominciamo a dire non lì, non là, non qua, e poi alla fine che ti ritrovi, dove stai? A casa, ti chiudi dentro, cioè bisogna fare anche un sacrificio, un atto di fiducia nei confronti del prossimo, del futuro e delle situazioni, perché non tutti, cioè non tutti siamo quello che appariamo, quindi di conseguenza non è detto che un posto brutto debba essere necessariamente anche cattivo e viceversa, quindi io penso che si possano fare delle esperienze anche nei posti meno consueti e quindi sì. Se fosse comodo. Sì, perché no? Nel quartiere, il quartiere 3, insomma, Villa del Fuoco, perché adesso si chiama Villa del Fuoco. E dunque, credo che ora iscrivere i propri figli, no, nelle scuole di quella zona ponga dei problemi ai genitori, dei problemi perché di queste scuole quel che si sa è che comunque sono frequentate prevalentemente da bambini rom, ma non per razzismo, ma credo che le famiglie non abbiano questa come motivazione negativa, quanto che poi la didattica, come dire, tutto il percorso scolastico potrebbe essere più fondato sulle esigenze di bambini che hanno particolari esigenze piuttosto che no, su quelle delle esigenze dei propri figli che sentono diverse in qualche modo. È chiaro che una scuola in un quartiere dove sono la prevalenza, cioè c'è tanto disagio sociale, di conseguenza ha maggiori difficoltà, e questo perché chiaramente no, si tende nelle città, non so se tutte, ma prevalentemente sì, a porre le persone con esigenze sociali tutte in un'unica zona, no? E quindi chiaramente si creano come delle zone proprio differenti. Ma credo che in riferimento ai rom stanziali che sono a Pescara comunque andrebbe regolarizzata un po' la cosa, e per quanto riguarda in generale comunque bisognerebbe dare degli spazi a queste persone, però comunque andrebbero gestite in maniera diversa, questo è il punto. Okay. Sono di questo parere, nel senso che ci sono gli stanziali e quelli comunque fanno un po' quello che vogliono, quindi, e anche da parte dell'amministrazione c'è un assenso, consenso nel farli fare un po' quello che vogliono, cioè conviene un po' a tutti che ci siano e che facciano quello che fanno. Okay. Per quanto riguarda invece il concetto generale, insomma, sono d'accordo comunque a creare degli spazi che siano per loro. Mm-hmm. E se le fosse comodo, manderebbe i suoi figli magari a scuola nel quartiere Villa del Fuoco di Pescara? Ma sì, se la scuola è valida e le insegnanti che ci sono valide, perché no? Fare problemi. Però per esempio se tu mi chiedi se avrei iscritto i miei figli in quella scuola 20-30 anni fa, sì, li avrei iscritti, perché all'epoca, nonostante ci fosse comunque i rom, perché i rom ormai, cioè, sono a Pescara da sempre, in pratica sono pescaresi quando i nostri, e quindi sì, però in quella scuola si facevano dei progetti molto importanti, molto interessanti, che in qualche modo arricchivano anche le famiglie e attraverso i bambini, chiaramente, che rom non lo erano. In quel periodo, infatti, in quella scuola c'erano progetti attivi condotti e così sulla scia del movimento di cooperazione educativa, laboratori in continuità, sono andati in quella scuola perché si collegavano, no? Era possibile collegarsi con all'allora Centro Servizi Culturali, e portammo come agenzia adesso di promozione culturale attori, operatori di laboratorio, di laboratori creativi. Per cui si facevano dei progetti molto importanti ed era una scuola vivace, a parte che era molto popolosa anche come... Quindi all'epoca sì, senz'altro. Adesso credo che invece il fatto che già le scuole non possano fare progetti, la necessità di aggiornamento degli insegnanti, e, come dire,
non trova risposte in continuità. E il vivere è quasi come fosse un'isola, no? Ogni scuola, come, che deve emergere da sola in qualche modo, e con poche risorse, con tutti quei problemi, è sempre più difficile. Quindi credo che, insomma, se non si pone rimedio complessivamente al mondo della scuola, e in particolare in luoghi di questo genere, con questi problemi sarà difficile uscirne fuori bene, insomma. Abbiamo il percorso di integrazione, sono anche gli autori della fine. Questo percorso di integrazione finisce, lasciando tutti quanti nell'oblio. Magari l'operatore, che avrebbe voluto fare tantissime altre cose, evolvere e innalzare il livello, diciamo, di integrazione da parte della minoranza. La minoranza che si sente abbandonata, la minoranza che comunque non si sente capita, e soprattutto è lì che non sa dare delle risposte. Quindi secondo te è un discorso politico? Assolutamente. Laddove invece si crede, l'integrazione avviene principalmente in due modi. Innanzitutto nell'interculturalità, cioè ci deve essere questo principio che porta a voler conoscere e soprattutto a farsi conoscere. Ci sono persone che si mettono lì nel mezzo, facilitano la comunicazione, facilitano i processi, però è pure vero che è importantissimo che chi li promuove ci creda. Oggi come oggi una grande fetta della minoranza etnica, vivendo il disagio, vive anche la necessità di uscire, perché come qualsiasi essere umano desidera essere felice, non vuole vivere nella diffidenza altrui o semplicemente in una piccola cerchia. Il mondo è di tutti, se ne accorge, lo vuole sorridere alla vita, vuole avere le stesse opportunità. Dall'altra parte invece c'è questa voglia di fare, ma allo stesso tempo di non farlo completamente, perché sennò il problema si andrebbe a risolvere e di conseguenza il percorso di integrazione avrebbe una fine. Avendo una fine non ci sarebbero poi più finanziamenti e tutta una serie di interesse. Una questione di interesse che verrebbe a mancare. Per cui è più comodo che il disagio continui.